Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Da tutti i paesi del mondo vengono a Roma, si danno l'appuntamento a Ponte Milvio. Saluti a tutti i radioascoltatori di RDA Radio 1, anche al grande popolo giallorosso. Buon lunedì, buon inizio settimana. Sotto il profilo calcistico, per la Roma non è stato una buona domenica, né sarà oggi un buon lunedì, vista come è andata la partita di ieri. Purtroppo sono stato un facile profeta, ho chiuso la trasmissione dello speciale su Dybala dicendo: speriamo che l'Empoli non viene all'Olimpico e ci fa i bozzi come lo scorso anno, che ha vinto 2-1 all'ultima di campionato, perché noi eravamo stanchi, perché i giocatori non correvano. E dall'ultima di campionato a questa prima di campionato nulla è cambiato, perché i giocatori non corrono, i giocatori praticano l'anticalcio. La formazione è la stessa formazione dello scorso anno, tranne qualche innesto sulle Dobic, poi niente. Un giocatore discusso come Zaleski, che entra quasi da titolare, mentre quel giocatore che nel secondo tempo, quando è stato impiegato anche da Mourinho, ha cambiato le sorti della squadra negli ultimi minuti, parlavamo proprio di zona Cesarini. Mi riferisco a El Shaarawy, non capisco perché non è stato impiegato. E che altro dire della partita di ieri? Dybala ha fatto il suo, ha preso il palo, ha tirato, ha dato degli assist importanti. De Rossi è criticatissimo, ha sbagliato certo, ma non ha sbagliato per colpa sua, ha sbagliato per colpa del sistema, magari per delle scelte societarie, perché De Rossi non può parlare male dei giocatori o dire quello va via, io non lo posso impiegare, oppure i giocatori del centrocampo sono lenti, sono gli stessi dello scorso anno. Signori, sono gli stessi giocatori che si sono ammutinati contro Mourinho, quindi nulla è cambiato. Quei giocatori che contro la Lazio in Coppa Italia si sono fatti cacciare fuori perché hanno camminato, non hanno giocato il gioco del pallone, erano totalmente fermi. A me personalmente quella partita dello scorso anno con la Lazio di Coppa, che la Lazio ci ha cacciati via, mi è rimasta veramente impressa e non la dimenticherò mai. Vedere veramente dei giocatori inermi, quelle stato un chiaro segnale, e abbiamo visto più o meno la stessa cosa. Paredes che fa un fallo da oratorio, che noi facevamo all'oratorio quando giocavamo a pallone, che eravamo ragazzini, al limite dell'area. Un giocatore ben pagato, un giocatore di quella classe, non può fare quelle cose e mettere in difficoltà la squadra. A mio avviso, come la vedo io, il campionato di calcio è falsato, perché bisogna tornare come si faceva prima. Il mercato si deve chiudere prima che cominci il campionato. A campionato in corso non si può ancora trattare col mercato, perché poi i giocatori vanno preservati, non sai chi resta, chi rimane, chi va via alla trattativa. Quindi è chiaro che nel mondo del pallone chi dirige il vapore del mondo del pallone deve fare pace col cervello. Bisogna fare come una volta: il campionato inizia a mercato concluso, poi si ricordate il mercato di riparazione a novembre, lo chiamavano. Adesso ovviamente si va più avanti, per cui il famoso mercato di riparazione avviene a gennaio. Pertanto notiamo che anche grandi altre blasonate del campionato stanno arrancando. Vediamo il Milan, vabbè, il Milan c'è il problema, secondo me il problema è l'allenatore che conosciamo bene per quanto ha fatto qui a Roma, l'Atalanta che prende una batosta, la Fiorentina. Quali sono le squadre? Attenzione, ecco cari amici della Roma, fate questa analisi: quali sono le squadre che stanno andando bene? Quelle squadre che una volta si chiamavano provinciali, perché? Perché giocano in verticale, perché corrono, perché tirano in porta, fanno le tre cose fondamentali che prevede il gioco del pallone dal 1898. Se le altre squadre fanno il tiki-taka, passaggetti indietro, addirittura anche noi ieri abbiamo chiamato Svilar, si arriva all'area di rigore
e si ritorna indietro, che cosa pretendiamo? Quello non è gioco del pallone, quello è anticalcio. Se si pretende di entrare in porta con la palla, questo non lo prevede il gioco del pallone, lo prevede solo in casi eccezionali. Può accadere quando tu surclassi l'avversario in tutti i termini, quindi quando si diceva ai miei tempi non c'è partita, allora si entra con la palla nella porta. Ma se non si tira in porta, avete visto l'Empoli, gioco in verticale, contropiede, tre passaggi e si diventa pericolosi davanti alla porta. Ora, se questi allenatori moderni non fanno un passo indietro, vedremo delle partite noiose, vedremo questi risultati, quindi c'è tutto un insieme che poi va a pesare su chi come società non sa gestire bene queste nuove tendenze del calcio moderno, che io disapprovo in tutti i punti perché non è gioco del pallone. Quindi complimenti al Genoa, complimenti al Torino, complimenti all'Atalanta, complimenti al Venezia, complimenti all'Empoli, a queste squadre che corrono, perché il gioco del calcio, ripeto, prevede corsa, verticalizzazioni, saltare la palla, come ha segnato la Roma. È entrato Baldanzi, uno di quelli, io sono uno sponsor di Baldanzi, anche di Pisilli. Perché gli ultimi 10 minuti non facciamo giocare Pisilli? Perché devono giocare i blasonati, perché sono ben pagati. Ma se un ragazzino della primavera ti cambia la partita, why not? Perché no? Altra cosa più assurda, che noi abbiamo bisogno di un centrocampo dinamico e noi abbiamo in panchina inutilizzato Bove, che io ho sempre sostenuto, io sono sponsor di Pisilli, di Baldanzi, di Bove. Bove ha fatto le fortune di Mourinho quando è stato impiegato nel secondo tempo perché non aveva i titolari disponibili, entrava Bove e la partita cambiava, perché un giocatore rapido, dinamico, quasi un incontrista, qualche volta anche un cursore. Eppure lo si mette sul mercato. È stato dato via Spinazzola, uno che crea superiorità numerica, l'unico che corre, lo abbiamo dato via. Poi possiamo discutere del suo stato fisico, magari non è un giocatore al 100%, reduce da infortuni, però quando è stato chiamato ha fatto il suo e ha cambiato il volto della partita. E poi il Faraone che teniamo in panchina, ecco, non si sa come, mi ricorda un'opera di Pirandello, io già sento le sirene, chi vuole Allegri in panchina, chi vuole questo, chi vuole quello. Ma quanti allenatori abbiamo cacciato? Allora, invece di cambiare effettivamente i giocatori, quelli che non vanno, quelli che per tanti anni hanno dimostrato, attenzione, quelli di non avere le caratteristiche per realizzare un certo gioco di palla, ecco, invece noi ce la prendiamo con De Rossi, ce la prendiamo con questo, con quello, con il modulo, con le tattiche, difesa a 3, difesa a 4. Signori, De Rossi non può dire i giocatori non vanno bene, altrimenti fa la fine di Mourinho, viene cacciato via, fa la fine di Zeman, viene cacciato via, quando Zeman ha detto che a Roma non si può fare mai niente. È stato Zeman che ha detto che a Roma non si può fare niente, perché bisogna fare tre cose: bisogna correre, bisogna tirare in porta. E poi il gol della Roma come è andato? Si è giocato in verticale senza passare indietro al proprio portiere, quindi si è andato in fondo alla linea, si è crossato, è arrivato Shomurov di testa, un altro che si è messo lì non utilizzato, e ti ha cambiato la partita. Quindi quello che prevede il gioco del pallone, andare sulla fascia, crossare. E c'era qualcuno, un altro allenatore, quello cacciato via, che diceva che i giocatori della Roma non sapevano crossare, e questa era una battuta, non è che non sanno crossare, era una battuta per dire c'è questa cosa nella formazione, c'è questa cosa nella Roma che non va, e via, cacciato via. Ora, signori, se per vincere le partite bisogna essere provinciali, quindi bisogna correre, andare sulla fascia, sulla linea di fondo, crossare, andare in verticale, e facciamole queste cose. Molto criticato il capitano, molto criticato Pellegrini. Pellegrini ha fatto il suo, poi lo sappiamo che Pellegrini non è un giocatore che vede la porta, non è come Shaarawy, non è un giocatore come Dybala, è un giocatore che fa il suo, si impegna e ha fatto quello che ha potuto. Gli è andata male. Se la palla fosse entrata nella rete, oggi avremmo parlato di un grande capitano. Stessa cosa per Dybala. E purtroppo io non vorrei che questi nuovi giocatori che abbiamo comprato sono dei cosiddetti colli palla.
pali. Nelle stagioni precedenti questi pali hanno determinato veramente quello che è stato il futuro della squadra e soprattutto i risultati importanti che poteva raggiungere la squadra, ma non dobbiamo imputare tutto alla sfortuna. Il tiro sul palo è un tiro sbagliato, quindi i giocatori come sempre non vedono i 7 metri di porta, e allora c'è da aspettare che cambi, soprattutto che cambino le regole di questo gioco del calcio. Il mercato si deve chiudere prima che inizi il campionato, altrimenti è un campionato falsato. E poi questi punti che abbiamo perso come lo scorso anno con Salernitana e Verona, e sono quei punti che poi peseranno alla fine della classifica per entrare in Champions League. Allora, secondo me una squadra che punta in alto quando inizia il campionato, boom, con Cagliari, con Empoli, se ne deve sbarazzare e conquistare subito punti importanti, altrimenti siamo ancora ai se, siamo ancora ai ma, siamo ancora a fare i soloni con i moduli, con questo, con quello, arriva questo, arriva quello, esce quell'altro. In questo modo non si va da nessuna parte. Poche cose fatte bene, pochi passaggi si arriva in porta, pochi giocatori veramente di qualità, e bisogna cambiare quello che è la squadra che si è ammutinata a Mourinho. Grazie per l'attenzione, alla prossima ragazzi. Sarà purtroppo un'altra partita da dolore, mi auguro di no, ma sono stato facile profeta con l'Empoli e purtroppo con il cuore giallorosso infranto sarò facile profeta anche per la prossima partita. Poi nel calcio tutto può succedere, per carità. Grazie per l'attenzione, buona giornata e buon inizio settimana. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web.